Ed eccoci alla seconda parte del video in cui elencherò gli ultimi manga. Allora, un altro manga che ho acquistato è Flowers di Sakio Kuse, della J-Pop, sì, della J-Pop, della GP Manga. Un manga che avevo sentito molto parlare, che la GP aveva messo anche l'anteprima su Anime Click, ok, mi sono ricordata. Su Anime Click avevo letto il primo capitolo, la prima parte, mi era piaciuta, poi leggendo il volume non ci ho capito più niente. È un seinen horror molto psicologico, più che altro è veramente perverso, cioè non mi aspettavo un manga simile. I disegni sono veramente belli, alcuni, forse, io non l'ho trovato pauroso perché non sono una persona che si spaventa tanto facilmente, secondo me i manga horror sono un'altra cosa. Però secondo me va riletto di nuovo, cioè io ho riletto le storie 2 volte, cosa che non faccio quasi mai, perché non capivo, sono 4 storie brevi, tutte collegate tra di loro, con protagonisti diversi che poi si incrociano tutti alla fine, cioè è un volume unico che vuole rappresentare varie cose, però non l'ho capito bene. Se qualcuno l'ha letto, se mi vuole dire qualcosa sotto nel box, sarei felicissima, perché comunque mi scrive anche privato, per messaggio privato, sulle pagine. Ho aperto anche un sito su Blogspot e varie cose, quindi se volete potete anche scrivermi lì e dire quello che preferite. Ah, mi sono anche dimenticata di un'altra cosa che dirò dopo. Questo manga è un volume unico, con versione normale con sovracoperta, niente pagina colori, per 5,90 euro. Dimenticavo, i manga di Alice Academy costano, scusate, 4,50 euro a volume. Però se voglio andare in fumetteria o comunque negli Alice Point, che si trovano nelle fumetterie aderenti, i primi 3 manga vengono venduti a prezzo scontato. Al posto di 4,50 euro, il primo volume a 1,95, il secondo a 2,95, il terzo a 3,95, che è un'offerta molto vantaggiosa, anche perché il manga è composto da una serie composta da 31 volumi, e 31 volumi sono veramente tanti. Nel secondo volume, se vi interessa, trovate gli Alice Academy Point, che sono i punti vendita dove potete trovare le sovracoperte speciali, versione speciale o comunque un prezzo più basso. Non è che voglio fare pubblicità alla Goena, le fumetterie, semplicemente perché da 4,50 euro a 1,95 euro, 1,95 euro non si risparmia, cioè si risparmia. Poi ci sono anche le sovracoperte speciali, nel caso più avanti si voglia vendere la serie, siano esaurite, vi guadagnate anche dei soldi. Quindi lo dico per quello. Poi ho comprato. Oppla! Ho comprato, mi è stata regalata, io ho pagato una pochissima parte. Tokyo Esp. Tokyo Esp è una serie che mi piace, devo ancora finirla di leggere. Ho visto anche l'anime, molti la conosceranno, quindi non è che adesso mi metto a elencare tutte le cose. Che parla di questa ragazza. Insomma, ovviamente non ce la faccio a spiegarla, perché ci metterei troppo tempo, e poi potete capire, ESP, quindi vi potete immaginare di cosa possa parlare. È una serie che mi piace, anche il tratto è veramente bello. All'inizio credevo di trovarmi, adesso mi prendo, guardando solo le copertine, credevo fosse uno shoujo, poi guardando bene, leggendolo, ho capito che comunque non è uno shoujo, ma si era capito fin da subito. Semplicemente, vedendo dei disegni così, mi sono lasciata un po' abbagliare. Però mi piace molto come serie particolare, se siete indecisi guardatevi l'anime, poi comprate il manga, comunque merita. Io ho i primi 5 volumi della serie e attualmente in Italia ce ne sono 6, sì, sono stati editati 6 volumi, tutti al prezzo di 4,50 euro, in versione normale, senza sovracoperta, pagina colori, versione da edicola. Poi sono stati regalati i primi 2 volumi di Deathless, che è un seinen che comunque molto comico, carino, ho letto i primi volumi, fa scassare. C'è un bordello di fanservice, veramente, è pieno, 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 però non è veramente pesante, è molto comico, una storia leggera, infatti basta che guardate le copertine. A me fa ridere, cioè come serie carina. Quindi se cercate qualcosa di leggero, ma anche anche Poecchi, ve lo consiglio. I volumi costano 6,50 euro. Nel primo volume ci sono le pagine a colori. Infatti, guardate un po' anche l'inizio. Vabbè, mi censureranno il video. Ci sono questi, sì, solo le prime volume, le pagine a colori, gli altri non ce l'hanno.
Niente da fare. La Panini, la pagina colore, non vuole sapere. Poi, passiamo ai... No, non ancora. Ho trovato al mare, dove sono andata, nella fumetteria, il box di Caro Fratello, che la tipa me l'ha anche svenduto a prezzo più basso, perché non sapeva quanto costava, perché aveva tutto il prezzo. Ho comprato questo box di Caro Fratello, che è veramente bello, mi piace tanto questo box. Ho letto la serie anche, mi è piaciuta tantissimo, perché Caro Fratello è un must. Potete anche guardarvi l'anime, chi non ha visto l'anime di Caro Fratello. Poi Ryoko Ikeda ha un tratto veramente bello, tratta delle storie che per essere concepite negli anni 70 sono veramente mature. Abbiamo dei tratti di shoujo ai, non tutte le autrici negli anni 70 facevano storie shoujo ai, quindi veramente consigliato, una storia matura. L'unica pecca è che c'è la protagonista che si piange sempre addosso, però che è lì, che non sa neanche perché. Però a parte questo, veramente bella. Poi anche il box, se trovate prendetelo il box, cioè costa, sono 5,95 volume, credo che costi sui 13-14 euro. Io personalmente, per chi vuole comprarsi la nuova edizione di Caro Fratello rispetto a quella della Star Comics, che è uscita anni or sono, è consigliato. Per chi invece non lo sa, no, però Caro Fratello è un must, chiunque dovrebbe avere Caro Fratello, almeno di Ryoko Ikeda. Dato che alcune opere di Ryoko Ikeda, le più famose, le rose di Versailles, costano a prezzi esorbitanti, cioè io ho visto i primi 6 volumi a 100 euro più di speciali, roba da pazzi, capisco che è esaurita, ma la gente. Poi adesso posso passare finalmente ai manga. La mia autrice preferita di manga è Lee Yeon-seok, ho preso la sua prima opera, che è uscita, che parliamo di Rilli. Rilli è un manga veramente bello, ho letto i primi 4 volumi per adesso e mi piace. Avevo letto le recensioni che erano un po' negative, però a me piace. Poi i manga edito dalla J-Pop a 5,90 volume. I primi volumi presentano le pagine a colori, poi le pagine a colori non ci sono più perché si vede che non c'erano le tavole. Anche il manga è fatto veramente bene, poi ci sono gli spazi dedicati all'autrice, le solite cose. Però non so se la serie è esaurita, perché io l'ho comprata online. Sono 7 volumi a prezzo di 5,95 l'uno. Per chi è fan dell'autrice lo consiglio. Comunque chi cerca qualcosa di non pesante, comunque una storia che faccia comunque ridere, commedia, è consigliato. Ed infine, poi finalmente ho finito, l'ultimo manga che è uscito sempre in Italia dalla stessa autrice, Lisa Yonok, che è Savage Garden. Savage Garden è la penultima opera della Sensei uscita in Corea. Questo manga rispetto agli altri è molto più maturo. I Fiori del Male per me rimane il manga più bello che per ora ho letto e che ha pubblicato, però anche Savage Garden è molto bello, per ora sono usciti i primi 2 volumi. Le copertine sono qualcosa di veramente stupendo, anche la storia è veramente bella, è molto più matura, ambientata nell'Ottocento, sto per dire 600, no? È ambientata nell'Ottocento, che ha per protagonista questo Jeremy, che in realtà è una donna, perché deve impersonare la parte del suo amico morto e si iscrive in questo liceo frequentato solo da ragazzi, però non sa cosa nasconde in realtà questo liceo, varie cose, pian piano leggendo la storia lo capirete. Io leggendo il primo capitolo non ci ho capito una mazza. Poi andando avanti con la lettura si fa sempre più intrigante, bella. È molto più matura, anche il tratto dell'autrice è migliorato, il modo in cui racconta, i disegni sono veramente belli. Infatti, per chi cerca qualcosa di nuovo, comunque un manga, stile coreano, e prendetelo. L'unica pecca è che comunque tutte le opere di Lee Yeon-seok avevano le pagine a colori, quelli editi dalla Gon non ce l'hanno ed è veramente un peccato. Perché i disegni dell'autrice sono veramente qualcosa di bello. E non vedere le pagine a colori ma in bianco e nero a me mette tristezza, veramente tanta, tanta tristezza. Non ho neanche visto, cioè, no, i free talk ci sono, però queste qui sono pagine a colori, cioè in bianco e nero. Cioè, io mi ricordo le pagine a colori sue che sono veramente belle. Poi è venduto comunque allo stesso prezzo della J-Pop, eh? 5,90 euro della J-Pop e 5 euro, ho preso il volume sbagliato, e 5,95 euro, però
secondo me è un'autrice che merita anche per le pagine a colori. Si vede che la Goen non aveva necessità di pubblicare le pagine a colori. E niente, scusate, e niente di che. Boh, questi qui sono tutti gli acquisti che ho fatto in quest'ultimo periodo. Ripeto, se avete delle domande o qualcosa in particolare da chiedere, io sono qui. Mi dispiace di avervi fatto attendere, di non essermi fatta più sentire, ma è un periodo un po' pesante per me, quindi niente. Se avete qualsiasi domanda, cosa da chiedere, ripeto, io sono qua. Risponderò prima che posso. Bene, da Seguo Chan è tutto, un bacio, passate una buona giornata e grazie per avermi seguito. Ciao ciao!